partiamo da una pilastrata, vi farò vedere praticamente una pilastrata. In particolare andiamo a prendere la sezione eccola qua. Andiamo a prendere una sezione di un pilastro. Allora, vediamo se lo troviamo. Che avevo preparato. Eccola qua, questa. Allora, si tratta di un pilastro che si trova in questa posizione qua, un po' laterale. Eccolo qui. Allora, intanto una precisazione. Allora, questa pilastrata, come vedete, è composta da una parte di pilastro in elevazione e una parte che invece si trova inglobato nel muro dell'interrato. Ieri abbiamo visto che è necessaria questa modellazione per dare un corretto grado di incastro al pilastro praticamente in elevazione. La parte di pilastro che è stata modellata all'interno del muro però non è soggetta a verifica. Per tenere conto di questo, la procedura per escludere questa parte, così come per escludere anche altre parti di elementi che non vogliamo inserire, che sono magari semplicemente di costruzione e non devono essere inclusi nelle verifiche, dobbiamo andare a costruire una selezione ad hoc. In questo caso io avevo la selezione pilastri verde, eccola qua, che include soltanto gli elementi su cui effettivamente voglio andare a fare le verifiche. Dopodiché, in strumenti, impostazioni di verifica aste, queste sono le impostazioni di verifica create automaticamente, anziché farlo agire sulla selezione tipologia di pilastri in cemento armato, io scelgo di fare agire questo inviluppo solo, questa impostazione di verifica solo sul mio, sulla mia selezione pilastri vere. Facciamo applica. Quindi già in questo modo ho escluso, diciamo così, la parte di pilastrata che va inglobata nel muro a shell. Quando prima abbiamo dato il comando di preparazione delle armature, si è creata in automatico con le stesse caratteristiche anche la sezione del nostro pilastro con armature in posizione 1 e in posizione meno 1. A differenza delle travi, per i pilastri non ha molto senso parlare di momento positivo e momento negativo. Proprio per questo abbiamo deciso di far sì che nei pilastri le uniche posizioni da utilizzare siano quelle positive. Così come abbiamo fatto per le travi, vediamo adesso di procedere prima alla progettazione del pilastro sulla base delle sollecitazioni agenti e dei controlli normativi, e poi eseguire le verifiche inserendo le richieste in più appunto della normativa. La progettazione dei pilastri è ha una procedura leggermente diversa rispetto alla progettazione delle travi. Presuppone che si vada a inserire, esattamente come per le travi, un'armatura in più. Quindi diciamo che andiamo a disporre su questo lato altre 3 barre del 16. Ne mettiamo altrettante su questo lato. Poi non è detto che ci servono tutte, però intanto diciamo, diamo questa predisposizione. Allora, le barre sono state inserite in posizione 0. Andiamo ad inserire
anche andiamo ad assegnare praticamente una posizione 1 e a queste altre barre una posizione 2. Quindi fondamentalmente avremo questi qua in corrispondenza sugli spigoli a metà lato, sono barre in posizione corrente e le altre due barre in posizione infittita. Già che ci siamo, andiamo ad aggiungere anche altre staffe. Quindi andiamo a mettere una seconda staffa che sarà definita tra queste barre. E ipotizziamo di non usarla, ad esempio, nel tratto di staffatura 1, ma la usiamo, ad esempio, nel tratto di staffatura 2, che potrebbe essere costituito da un F10 a 10. Applica. Fatto ciò, andiamo a eseguire la progettazione. Dalla vista delle sezioni su strumenti, andiamo a attivare progetto a presso flessione deviato taglio. E la finestra, anche in questo caso, si tratta di una finestra che abbiamo cambiato recentemente, quindi magari chi di voi, quelli di voi che non sono utenti di vecchia data, la troveranno un pochino diversa. E tutta questa parte che vedete è in grigio perché non fa altro che riprendere quelle che sono le impostazioni di verifica gestite dall'altro comando, per cui sono un po' memoria, ma qui non potete intervenire a cambiare nulla. Quello che potete invece attivare sono i controlli normativi che desiderate utilizzare per il progetto. E questo è molto utile perché evita una problematica che c'era nella precedente versione di andare ad inserire gli infittimenti delle staffe manualmente alle estremità del pilastro. Quindi adesso questa problematica non c'è più. Attivando appunto se si sfrutta l'opzione di attivare i controlli normativi appunto in fase di progettazione. Fatto questo, passiamo nella finestra seguente, che è la finestra di verifica. Allora, noi in questa verifica, in questa finestra, la prima cosa che dobbiamo fare è appunto dare il comando progetta. Cosa succede in questa fase? Che la procedura va a vedere. Va a leggere le sollecitazioni che agiscono nel pilastro e quindi va a vedere dove i punti in cui la posizione 1 è sufficiente e i punti in cui la posizione 1 non è sufficiente. In questi ultimi andrà a mettere da inserire la posizione 2 e questo vale sia per la progettazione a taglio che la progettazione a momento. Allora, adesso vedete sempre la barra di scorrimento che sta ad indicare lo svolgimento delle verifiche. Ecco qua. Anche in questo caso noi adesso, come vedete, siamo sempre partiti dalle verifiche stato limite ultimo, ma in questo comando c'è la possibilità di gestire anche stato limite di esercizio rara e stato limite di esercizio quasi permanente. Quindi entrambe queste due possibilità. Tendiamo un attimo la barra di scorrimento che è completa l'operazione. Una volta terminato questa fase di progettazione, potremmo andare a vedere quali sono le armature proposte, sempre utilizzando il comando Edit Armature, a cui stavolta possiamo accedere direttamente dal comando di verifica, qua in basso. Qui tra l'altro potete vedere che ci sono anche altre opzioni, tra cui esporta per RAY. Questo perché CMP è collegato anche a un altro software di Namirial, che è quello della valutazione analitica della resistenza al fuoco degli elementi, per cui è possibile
diciamo così, utilizzando questa funzione, esportare le sollecitazioni delle sezioni dei pilastri di cemento armato in questo software di Namiriel. Tra l'altro, questo collegamento tra i due software risulterà potenziato nelle prossime versioni. Insomma, si va sempre nella direzione praticamente di un collegamento, di un interscambio tra i software Namiriel, in modo da rendere più agevole lo svolgimento di tutto il percorso progettuale. Ne approfitto un attimo allora per bere un altro goccio d'acqua. Ecco, il fatto che la barra di scorrimento ha finito di avanzare ci dice che questa operazione si è conclusa. Andiamo a vedere le armature proposte. Ecco qua. Allora, avete visto, io ho acceso il comando direttamente da qua. Andiamo a focalizzarci un attimo sul nostro pilastro. Spegniamo tutto il resto, togliamo magari anche la vista solida. Ecco, come vedete, possiamo spegnere le barre estradosso in modo che il disegno sia sufficiente. Ecco, qui abbiamo immesso, vediamo eventualmente le armature longitudinali. È molto chiaro questo colore, non so se si vede. Comunque, la procedura ha individuato delle zone di estremità in cui necessita un impedimento delle barre longitudinali, e ugualmente una zona di estremità in cui invece è necessario un infittimento delle staffe. Ora, non è detto che questo percorso di progettazione porti a verifiche soddisfatte. Dobbiamo vederlo, e per farlo diamo il comando verifica. Infatti, cioè, cosa succede di fatto nel percorso di progettazione? Che viene individuata la soglia in cui l'armatura 1 non è più sufficiente e deve intervenire l'armatura 2, però non è assolutamente detto che l'armatura 2 sia comunque sufficiente. Allora, e per questo appunto si richiede la necessità di fare l'ulteriore step, che è quello relativo alle verifiche. Allora, dal punto di vista, il semaforo è rosso, però non ci dobbiamo lasciare impressionare da questa cosa, perché potrebbe riguardare altre tipologie di verifiche che non vengono gestite all'interno di questo comando. Per renderci conto se ci sono delle verifiche non soddisfatte, andiamo ad attivare la spunta su verifiche non soddisfatte. Per quanto riguarda le verifiche condotte in questa sede, che ricordiamo sono verifiche a progetto, tenso, presso pressione deviata e taglio, non ci sono delle verifiche non soddisfatte, quindi a livello di sollecitazione agenti dovremmo essere a posto. Dobbiamo capire però se la nostra progettazione va bene a livello dei controlli normativi che abbiamo selezionato e a livello anche di altre problematiche. Allora, dal punto di vista diciamo così, dei controlli normativi, tutti i controlli normativi sono soddisfatti. Non ci sono problematiche legate alle verifiche di duttilità, ma questo lo rivediamo, lo andiamo un attimo a definire meglio. E infine ci sono le verifiche dei nodi non soddisfatte, ma qui diciamo che si tratta di una problematica che andremo a risolvere in fase di verifica e non qui in fase di progettazione. Allora, il fatto che io leggo qui verifiche di utilità non necessarie mi deve accendere un campanello di allarme, perché mi dice che non sono state eseguite in nessuna parte di questo pilastro verifiche di utilità analitiche. La normativa non dice questo, la normativa dice che invece le verifiche di utilità devono essere eseguite perlomeno in forma analitica, perlomeno nella sezione di base
della pilastrata, dove per sezione di base della pilastrata si intende la sezione allo spiccato della fondazione o della struttura scatolare di base. Cosa è successo nella nostra modellazione? Che proprio per i motivi che abbiamo elencato precedentemente, il nostro pilastro continua anche sotto. Pertanto, la procedura automatica che in CMP consente di individuare quelle che sono le zone di spiccato di fondazione, qui non ha funzionato. Dobbiamo pertanto intervenire andando ad assegnarla manualmente. Non ha funzionato semplicemente perché legge una continuità del pilastro, quindi non è in grado di riconoscere che questo sia effettivamente una sezione di base. Per andare a modificare le impostazioni in automatiche, intanto il primo step potrebbe essere quello di andare a visualizzare le zone dissipative. Ecco qua, questi tratti, i tratti rossi indicano la dimensione del nodo, i tratti verdi indicano invece la dimensione delle zone dissipative. Quindi dal comando entità BIM zone dissipative andiamo a visualizzare la tipologia di queste zone dissipative. Effettivamente, in questo caso, nel caso di questo BIM, le impostazioni automatiche ci dicono che questa è una sezione generica, ma per forza, perché comunque il software legge il pilastro che continua. Quindi, quando usiamo questa modellazione, dobbiamo sempre avere l'accortezza di andare a modificare la tipologia della sezione di base. Sostituendola da generica a spiccato pilastro fondazioni. Questo permette di fare sì, quando questa zona dissipativa viene letta come sezione di spiccato pilastro fondazioni, in questo caso la verifica di duttilità viene fatta in maniera analitica. Si tratta di una situazione che è strettamente legato a quello che noi abbiamo, ci troviamo nell'impostazione di verifica dei pilastri. Facciamo infatti un passo indietro. Se andiamo a richiamare l'impostazione di verifica presso flessione cemento armato, vedrete che in automatico è prevista la verifica di duttilità analitica soltanto allo spiccato delle fondazioni. Questa è una condizione che, diciamo così, è dettata, è chiarita in maniera esplicita dalla normativa. Nulla vi vieta però di voler fare, se voi volete, di fare comunque la verifica analitica di duttilità anche nelle sezioni in elevazione. E per farlo potete intervenire andando a togliere la spunta su solo lo spiccato delle fondazioni. Vi ricordo che lasciando invece le impostazioni di default, per le sezioni di estremità i requisiti di duttilità si ritengono soddisfatti se sono soddisfatti i controlli normativi previsti dalla norma. E in modo particolare, nel caso dei pilastri, dipendono dal soddisfacimento della formula 7429 riportata nelle norme e qui appunto vi rimando. Quindi il fatto di avere modificato questo parametro farà sì che in visualizzazione e verifiche vedremo effettivamente la verifica di duttilità qui alla base. Prima di continuare, ci sono degli altri parametri che è necessario andare ad assegnare e riguardano strettamente le verifiche richieste dalla norma per il rispetto della gerarchia delle resistenze. Allora, la prima cosa che dobbiamo controllare, anche in questo caso, così come abbiamo fatto nelle travi, è che le campate dei BIM siano state definite correttamente. Questo vale esattamente, ha lo stesso significato praticamente di quello che abbiamo visto nelle travi, nel senso che la gerarchia delle resistenze anche nel caso dei pilastri, presuppone di considerare un taglio
che è il massimo tra il valore massimo tra il taglio del calcolo e il taglio ottenuto considerando i momenti resistenti delle sezioni di estremità dei pilastri opportunamente amplificati. In questa valutazione interviene l'altezza di taglio, che quindi può essere determinata in maniera corretta dal software solo se la continuità della campata è presente. In questo caso, la continuità della campata assegnata in automatico è corretta. Quindi questo primo controllo, diciamo così, è positivo. Andiamo a visualizzare invece, posso togliere un attimo l'armatura assegnata, andiamo invece, prima di passare alla fase della verifica, a controllare che siano stati inseriti in maniera corretta i parametri legati alla gerarchia delle resistenze. Tali parametri possono essere, diciamo così, assegnati attraverso questa finestra, che appunto permette di gestire le varie situazioni in cui, ci possiamo trovare, nella valutazione della gerarchia delle resistenze. Fondamentalmente, si tratta di un comando abbastanza articolato, che diciamo così, in cui le varie funzionalità diciamo, entrano in gioco in situazioni anche abbastanza particolari. Per esempio, diciamo, questa parte può essere utilizzata quando in un momento resistente delle sezioni non può essere considerato in automatico, ma deve essere inserito manualmente. Quindi, in linea di massima, sono opzioni che non vengono utilizzate così di frequente. Per quanto riguarda invece questa parte, diciamo che la parte superiore, sinistra, regola la gerarchia delle resistenze legate all'amplificazione di sollecitazioni legate all'amplificazione del calcolo. Il fatto di, diciamo, le spunte, le impostazioni che vengono lasciate sono quelle che rispecchiano le indicazioni della normativa, che però possono essere variate, ad esempio nel caso in cui si utilizzino eventualmente gli eurocodici. Però in linea di massima tutte queste indicazioni possono essere lasciate in automatico. Quelle su cui normalmente si interviene sono queste, nel caso in cui per qualsiasi motivo vogliamo escludere la gerarchia delle resistenze applicata alle verifiche a taglio, e queste qua in basso, in cui si interviene per, diciamo così, regolare le verifiche in gerarchia delle resistenze che riguardano la duttilità del nodo trave pilastro. In particolare, per un pilastro di questo tipo, per una pilastrata di questo tipo, in una situazione del genere, le uniche modifiche che dobbiamo fare sono attivare la spunta sul pilastro piano terra e assegnarlo a questa parte. Questo perché le verifiche in gerarchia delle resistenze per i pilastri di piano terra sono condotte in modo diverso rispetto ai pilastri in elevazione. La differenza dipende dal fatto che questi pilastri hanno una struttura sottostante che normalmente è molto molto rigida, quindi non si può pretendere per questi pilastri di fare in modo che la cerniera plastica si formi non nel pilastro ma negli elementi convergenti, che oltretutto rappresentano solitamente delle fondazioni e che per loro definizione devono avere una sovraresistenza. Semplicemente in questi casi la verifica di resistenza, in gerarchia delle resistenze in termini di duttilità, si ritiene soddisfatta quando il momento resistente della sezione alla base è superiore rispetto al momento resistente della sezione di sommità, quindi assegnando effettivamente la proprietà di pilastro piano terra. L'altra assegnazione che dobbiamo fare è quella di escludere la verifica di utilità del nodo nella sezione di estremità dei pilastri dell'ultimo piano. Quindi noi in questa tabella, in corrispondenza di nodo finale, dobbiamo andare a togliere appunto, a disattivare l'esecuzione di questa verifica.
Allora, qui le attivazioni sono sempre un pochino lente, però piano piano ci possiamo arrivare. E comunque vi anticipo che su quelle che le operazioni che normalmente si devono fare su queste, diciamo così, sulla strada in condizioni normali, sono proprio quelle che vi ho fatto vedere. Il fatto di escludere, ad esempio, una pilastrata dalle verifiche in gerarchia dell'esistente lato taglio, può essere necessario, ad esempio, quando ci troviamo in corrispondenza di pilastrate tozze. Questo perché magari o la pilastrata tozza viene comunque compresa all'interno dello spessore delle travi che vi convergono, quindi non è necessaria, oppure perché vogliamo verificarla in altro modo. Per esempio, le norme tecniche del 2018 danno comunque la possibilità di prendere come valore superiore di sollecitazione da utilizzare nella verifica quelle calcolate con Q uguale a 1. Quindi in molti casi, in caso di pilastro tozzo, può essere proprio necessario ricorrere appunto per il dimensionamento alle sollecitazioni appunto con fattore di struttura uguale a 1. Ecco, terminate la fase di applicazione, diciamo così, dei parametri della duttilità e della gerarchia delle resistenze, possiamo passare alla visualizzazione delle verifiche. Attiviamo la nostra armatura proposta, quindi questa sarà l'armatura proposta, aggiorno al disegno, e andiamo a togliere la visualizzazione delle zone dissipative. Ecco qua. E la possibilità di visualizzare le verifiche SLU la possiamo avere anche, diciamo così, dal comando edit armature. In questo caso, l'impostazione di verifica che dobbiamo richiamare è presso flessione cement armato, presso flessione CA SLU. Allora, le verifiche attive in questo caso, nel caso dei pilastri, sono molte di più. Avremo verifica presso flessione, duttilità, taglio, duttilità del nodo per la gerarchia delle resistenze e resistenza, verifiche di resistenza del nodo. Quindi, insomma, qualcosa di più. E per chiarezza ve le faccio vedere una per volta. Allora, partiamo dalle verifiche a presso flessione, quindi verifiche sulle sollecitazioni agenti. Attivo la spunta solo su selezione corrente in modo da poter agire soltanto appunto sull'elemento che abbiamo selezionato. Facciamo partire le verifiche, ecco. Ci vuole un secondo, anche in questo caso purtroppo sì, sono procedure che vanno un pochino a rallentatore, eccole, le vediamo già. Allora, come potete vedere, già il semaforo rosso indica che c'è qualche cosa che non va, però non riguarda le verifiche a sollecitazione agenti, perché come potete vedere, abbiamo tutti dei coefficienti minori di 1 e coefficienti minori di 1 indicano verifiche appunto soddisfatte. Andiamo a vedere la verifica di utilità che ci aspettiamo soltanto nella sezione di base. Quindi facciamo di nuovo esegui verifiche. Queste, purtroppo, quando si lavora sulla selezione corrente, le verifiche devono essere rilanciate tutte le volte che si cambia un parametro. Quindi anche la verifica di utilità alla base del pilastro è soddisfatta. Vediamo i due tagli. Quindi esegui verifiche e applica. Normalmente le verifiche che sono un po' più pesanti in termini di nei pilastri sono comunque le verifiche di duttilità del nodo trave pilastro e le verifiche di resistenza del nodo. Linea di massima in situazioni abbastanza tranquille come può essere ad esempio questa, ecco. Ecco, anche verifica taglio, direi che ci siamo, sono abbastanza, abbiamo tutti dei coefficienti abbondantemente inferiori all'unità. Vediamo adesso le verifiche di gerarchia delle resistenze del nodo trave pilastro.
qua. Allora, a che cosa si riferisce questa verifica? Questa verifica si riferisce a un controllo normativo che ora vi faccio eventualmente vedere. Adesso andiamo avanti un pochino. Ecco, allora, la verifica in gerarchia delle resistenze nel caso dei pilastri. Questa la verifica di utilità che qui vedete, è la verifica che viene fatta utilizzando questa formula che ci dice, presente praticamente nel capitolo 7.4.4.2.1, ed è diversa dalla verifica di resistenza del nodo. Questa verifica richiede che la somma dei momenti resistenti della colonna sia maggiore. Quindi il momento resistente alla sezione superiore al nodo o inferiore al nodo sia superiore rispetto al momento resistente delle sezioni delle travi che convergono nel nodo, opportunamente amplificato con un coefficiente gamma R. Il senso di questa verifica che viene richiesta dalla norma sta nel fatto che la normativa, il criterio, diciamo così, di gerarchia delle resistenze impone che si formino prima le cerniere plastiche nelle travi piuttosto che non nelle colonne. Quindi diciamo che questo è proprio un requisito che si occupa di rispettare questa condizione. Ritorno adesso sul software per mostrarvi, praticamente per farvi vedere che anche in questo caso le verifiche di resistenza sono soddisfatte. Quindi già dalla progettazione siamo riusciti ad ottenere un buon risultato. E se vi risultano poco chiare le stanghette, possiamo eventualmente utilizzare una visualizzazione che ci permette di renderle un pochino più evidenti, in modo tale che anche con i colori tenui siano un pochino migliori. Allora, rimane l'ultima verifica che, come sapete, dalla nuova normativa in poi è quella un pochino più gravosa, che è quella di verifica di resistenza dei nodi, che decisamente sarà ora l'unica verifica non soddisfatta. Andiamo a vedere come possiamo intervenire e come possiamo, e soprattutto dove intervenire, in che punto dobbiamo operare per farla risultare soddisfatta. Diamogli sempre un pochino di tempo per fare elaborazioni. Ecco, io normalmente non tengo attivo il dettaglio delle verifiche a video per un problema di visualizzazione, perché credo sia sia meglio andare a disattivarlo. Ecco. Allora, come potete vedere, abbiamo delle verifiche, eccolo qui, abbiamo trovato le verifiche che non sono soddisfatte. Allora, possiamo andare a capire cosa succede, aprendo la finestra del dettaglio dei controlli delle verifiche. Quindi, schiacciamo questo pulsante, si apre, diciamo così, il dettaglio di tutte le verifiche, ci portiamo, in corrispondenza praticamente delle verifiche dei nodi. Allora, questo tabulato ci dà tutte le informazioni che ci possono essere utili per capire come viene eseguita in automatico la verifica di resistenza del nodo. Quindi, viene rispettata, viene indicata la tipologia del nodo, vengono riportate tutte le caratteristiche geometriche della verifica del nodo e qui vengono riportate i due coefficienti. Ecco, per tornare alla scheda di prima, ecco, quelle che stiamo facendo ora sono quelle, le verifiche praticamente nodo tra il pilastro, che sono visualizzate, che sono specificate nel capitolo 7.4.4.3 dell'NTC. Si tratta di verifiche del nodo trave pilastro, che noi abbiamo scelto di riportare nella verifica appunto dei pilastri. Infatti,
è semplicemente stata una scelta, infatti, ma più che altro perché praticamente le staffe che servono per fare tornare queste verifiche devono essere aggiunte nelle pilastrate, quindi è proprio nelle pilastrate che dobbiamo intervenire. Le modalità di esecuzione della verifica le potete trovare qui. C'è una verifica, la normativa prevede una verifica lato calcestruzzo che sembra sia a posto, quindi dal punto di vista del calcestruzzo non ci sono problemi. Le carenze sono invece rappresentate dalla verifica a trazione, quindi significa che per ottenere verifiche soddisfatte dobbiamo andare ad incrementare il tratto di staffatura. Allora, noi per fare questa operazione, la prima cosa che facciamo, dobbiamo intervenire andando ad assegnare le armature proposte. Questo perché solo una volta che abbiamo assegnato le armature possiamo intervenire andando a modificarle. Dopodiché dobbiamo andare ad aggiungere, posso isolare eventualmente soltanto la parte che riguarda le staffe, eccola qua, vedete, questo qua in giallo sarebbe praticamente la posizione, vediamo se si vedono meglio, magari fatte evidenziate così. Ecco, vedete, lungo i tratti centrali ci sono le staffe, diciamo così, in posizione 1, all'estremità invece le staffe in posizione 2. Comunque non sono sufficienti, quindi dobbiamo andare a aumentare, inserire un nuovo tratto di staffatura. Ritorniamo quindi nella sezione del pilastro che abbiamo preso in considerazione, che è appunto questa, e da parametri staffe. Andiamo a crearci un nuovo tratto di staffatura 3 che sarà il 10 a 5. Effettivamente è un pochino eccessivo. Proviamo con questo tratto di staffatura. E adesso che l'abbiamo definito nella sezione, prima abbiamo dovuto dotare la sezione di questo tratto, ora lo dobbiamo andare ad aggiungere. Quindi lo aggiungiamo qui. Poi eventualmente lo possiamo anche modificare andandolo a strecciare, quindi magari prendo questo pezzo e lo posso portare limitandolo, ecco, alla dimensione del nodo in modo da evitare di avere un pezzo di staffatura troppo grande. Allora, poi lo andiamo ad aggiungere, ad esempio, anche qui. Lo andiamo a strecciare anche in questa posizione. Io adesso lo sto facendo in maniera un po' casuale, ma questa operazione andrebbe fatta in modo da avere da disporre questo tratto di staffatura in corrispondenza proprio dell'ingombro del nodo, che come abbiamo visto prima è visibile anche attivando la spunta su zone dissipative. Poi andiamo un po' su, portiamo su la nostra pilastrata. Andiamo ad aggiungere qua un pezzettino. Infine lo aggiungiamo nel primo interpiano. Lo tiriamo su un pochino, quindi così. E così. Bene, fatta questa operazione, possiamo provare a vedere cosa ci dicono ora le verifiche. Quindi andiamo a rieseguire le verifiche, stavolta sull'armatura modificata, e andiamo a vedere se siamo riusciti ad ottenere il soddisfacimento delle verifiche dei nodi.
qua. Ecco, benissimo. Allora, con questa operazione, effettivamente, adesso tutte le verifiche di resistenza del nodo trave pilastro, risultano soddisfatte. Tra l'altro, vedo che ci sono dei coefficienti anche, il massimo coefficiente è 0,83, quindi eventualmente si potrebbe anche andare a intervenire, utilizzando una staffatura, un pochino più ridotta. Un pochino più larga, scusate, non ridotta. Diciamo che le verifiche di resistenza del nodo trave pilastro rappresentano un po' la cosa più complicata da fare tornare. Ora, in questo caso specifico, non ci sono stati particolari problemi perché avevamo una trave ribassata che arrivava sul pilastro. Di conseguenza, come avete visto, sono sempre tante delle staffe F10 passo 5, però tutto sommato non sono neanche una cosa esagerata. Ci sono a volte, si presentano delle situazioni in cui con delle staffature ancora più fitte le verifiche non sono soddisfatte. Proprio per venire un po' incontro a queste situazioni, quello che posso dirvi è che è possibile, ad esempio, un'impostazione di verifica quando ci troviamo veramente di fronte a situazioni di staffatura un po' complicata, è possibile magari andare a attivare la spunta sul numero intero di staffe. Questo perché diciamo che per conteggiare l'armatura in termini di staffe nel nodo, CMP utilizza una formula matematica, cioè va a vedere esattamente in base al passo e alla dimensione del nodo quanta armatura appunto c'è. Attivando questa opzione, diciamo, se nello spazio del nodo dovessero risultare presenti in base al passo e alla dimensione 2,3 staffe, anziché prendere esattamente l'armatura che corrisponde a 2,3 staffe, viene considerato, viene, il numero di staffe viene arrotondato al numero intero. E quindi verrebbero prese praticamente 3 staffe. Questo può aiutare un po' nelle situazioni in cui diciamo la verifica del nodo dovesse risultare molto problematica. Un'altra cosa, naturalmente la verifica del nodo è sempre molto molto problematica quando ci sono delle trave spessore. D'altra parte però all'interno di un fabbricato abitativo è brutto avere praticamente delle travi ricalate. Da questo punto di vista si può probabilmente sfruttare, nel senso che molti lo fanno, io qui ovviamente ve lo dico per conoscenza, la possibilità che la circolare offre di eseguire le verifiche dei nodi non su tutte le pilastrate, ma soltanto sulle pilastrate non confinate. Come si può in CMP utilizzare questa situazione? Allora, fondamentalmente possiamo agire in questo modo. Si può, adesso sospengo questa opzione. Allora, ci sono praticamente, si possono riconoscere all'interno della struttura dei gruppi di selezione che sono costituiti dai pilastri confinati, ovvero praticamente i pilastri interni e i pilastri non confinati. Dopodiché, sempre sfruttando il fatto che le impostazioni di verifica sulle aste possono agire solo su un gruppo di selezione, dobbiamo creare due impostazioni di verifica. La prima, presso flessione CA non confinati, agirà soltanto sui pilastri non confinati e prevederà l'eseguzione delle verifiche dei nodi. Una seconda impostazione di verifica che andiamo a creare e che lavorerà sui pilastri confinati, quindi qui sulla selezione andrò a scegliere pilastri confinati, e da qui vado a disattivare la verifica dei nodi. Quindi sui pilastri che agiscono contenuti in questo gruppo di
selezione non verranno eseguite le verifiche del nodo trave pilastro.